cercherò di stare nei tempi e in questo poco tempo a disposizione illustrerò quello che sono i principali risultati di questa ricerca, appunto condotta dall'IRES CGL, sugli investimenti, le ricadute occupazionali e le nuove professionalità nell'ambito della green economy energetica e con uno specifico focus sul tema delle fonti rinnovabili. Perché il settore delle fonti rinnovabili ci è sembrato essere un osservatorio privilegiato per poter valutare se effettivamente questa economia verde di cui tanto si parla sia in grado di trasformare la sfida climatica in un'occasione che possa coniugare le istanze della tutela ambientale, la sostenibilità ambientale, con la crescita economica, la sostenibilità economica, valorizzando il capitale umano, sociale e del lavoro di cui si è già parlato abbastanza in questa sede. Quindi le tre sostenibilità ambientale, economica e sociale che sono i pilastri del concetto di sviluppo sostenibile. Sappiamo che in vari paesi, anche appunto europei, si pensa spesso alla Germania, lo sviluppo delle rinnovabili e dell'efficienza hanno avuto un effetto traino sullo sviluppo dell'innovazione e della tecnologia, comportando un vantaggio competitivo all'economia nazionale. E l'aspetto interessante è che nel mentre hanno fatto ciò hanno anche promosso un ripensamento critico dei tradizionali modelli di produzione e di consumo. E la riqualificazione delle strutture produttive all'interno di questo ripensamento dei modelli di produzione e di consumo hanno poi delle ricadute sulle attività lavorative e in termini di sviluppo di nuove conoscenze, di nuovi profili, quindi anche nuove figure professionali chiamate a operare all'interno appunto di settori verdi. Ed è su queste nuove figure professionali che abbiamo polarizzato il nostro interesse. Scusate un attimo perché... Una parola su quello che è un po' stato il nostro quadro analitico di riferimento. Riassuntivamente, per noi la green economy è composta da green industry, cioè da settori verdi, da green jobs, appunto i famosi ecolavori, quindi lavoratori che lavorano all'interno di questi settori, e green educational programs, cioè i programmi formativi che hanno come scopo quello di creare appunto nuove conoscenze, nuove competenze, di qualificare i lavoratori che sono chiamati a operare all'interno di settori verdi. Questa definizione implica che noi abbiamo un'idea precisa di cosa sia il green job. E qui appunto è interessante ricollocarsi al sondaggio dell'Istituto Piepoli. Avete visto, c'era una domanda appunto sulla definizione di green job. Dal nostro punto di vista non è facile, ognuna delle definizioni che erano state esposte avevano alcuni punti che vanno nell'insieme a comporre questa definizione. Non è facilissimo stabilire che cosa differenzia un ecolavoro da un lavoro tradizionale. Perché? Perché molti studi, oltre a quello dell'IRES, hanno testimoniato come lo sviluppo delle rinnovabili possa essere effettivamente una occasione interessante per lo sviluppo di nuova occupazione. Però la gran parte di queste nuove occupazioni sono in realtà delle occupazioni standard, come l'occupazione del commesso, dell'amministratore, del trasportatore. Pensiamo all'aumento di questa figura di trasportatori, per esempio nell'ambito delle biomasse. Si tratta cioè di lavoratori impiegati magari in aziende verdi che producono energia rinnovabile, ma che non svolgono un'attività molto diversa da quella che svolgerebbero in un qualunque altro comparto produttivo. E magari non vengono neanche mai direttamente a contatto con le tecnologie verdi mentre svolgono la loro attività. Allo stesso tempo si assiste anche al fatto che in tanti settori, magari non verdi, ci sono lavoratori che pur non modificando in maniera radicale le proprie attività, svolgono tutti i giorni delle nuove mansioni che sono orientate ecologicamente da cambiamenti della politica di impresa in chiave pro-ambientale. Magari sono quindi lavoratori più verdi dell'altro caso che abbiamo esaminato prima. Quindi abbiamo individuato in pratica tre gruppi di figure professionali di lavoratori che secondo noi possono beneficiare dello sviluppo delle fonti rinnovabili. Ognuno di questi gruppi è poi, diciamo, esemplificato da una figura specifica. Un primo gruppo, esemplificato dalla figura del contabile a cui accennavo, è quello di quei lavoratori, magari impiegati in aziende verdi, che svolgono le stesse attività che avrebbero svolto in altri comparti produttivi, non vengono magari appunto neanche in contatto con le tecnologie verdi, non hanno bisogno di una formazione aggiuntiva per svolgere correttamente le loro mansioni. Un secondo gruppo, per esempio semplificato dalla figura dell'assemblatore, è di quei lavoratori che possono beneficiare indirettamente dello sviluppo delle rinnovabili. Magari lavoratori che provengono da settori in crisi che possono vivere una fase di rivitalizzazione, per esempio pensiamo al settore manifatturiero,
per il quale si può verificare un aumento di domanda di forza lavoro qualificata per far fronte, ad esempio, all'aumento di domanda di turbine eoliche. Si tratta quindi di lavoratori che sono magari già qualificati, che possono vivere, diciamo, molto facilmente una fase di riconversione all'interno dei nuovi settori verdi. E quindi vivono appunto indirettamente dello sviluppo positivo dell'industria verde. Il terzo gruppo, e qui abbiamo messo la figura di cui si parla spessissimo dell'installatore, ma ce ne sono tante altre di cui a breve parleremo, di quei lavoratori che svolgono un lavoro direttamente a contatto con le nuove tecnologie verdi, che quindi possono aver bisogno appunto di nuova formazione per gestire correttamente il loro lavoro. Ecco, su questo ultimo gruppo che noi abbiamo focalizzato maggiormente il nostro interesse, quindi in termini di ecolavori, di green job, cioè lavori che sono direttamente connessi alle tecnologie rinnovabili e che richiedono nuove competenze, abilità e qualifiche da conseguire attraverso la formazione. In sintesi, quindi, ci sono, diciamo, tre ipotesi relative all'impatto che le nuove tecnologie possono avere sulle professioni e sui mestieri attraverso l'acquisizione di nuovi green skill. In alcuni casi non si producono dei mutamenti sostanziali nel lavoro e nei requisiti richiesti al lavoratore, cioè i task del lavoratore restano gli stessi. E si tratta quindi di nuovi green skill che sono supplementari e che possono però aumentare l'occupabilità dei lavoratori. Un caso in cui invece si verificano dei cambiamenti sostanziali, quindi si tratta di nuovi skill necessari che diventano un requisito per l'impiego, fino a skill che invece determinano la transizione a nuovi lavori e quindi abbiamo nuove professioni emergenti. In sintesi c'è una sorta di continuum che va da un cambiamento minimo del lavoro tradizionale fino alla comparsa di nuove professioni, che quindi può riguardare sia gli inattivi che coloro che provengono magari appunto da settori in crisi, vittime dei recenti processi di espulsione per la crisi, che possono essere riconvertiti all'interno dei nuovi processi e dello sviluppo delle rinnovabili. Il nostro obiettivo però era proprio quello di identificare queste figure. Per farlo ci siamo riferiti a quello che si definisce la catena del valore dei vari comparti delle fonti rinnovabili, cioè di quelle fasi, di quei processi rilevanti, primari e di supporto che costituiscono la filiera produttiva delle energie rinnovabili. Per noi queste fasi, questa catena del valore ha rappresentato un po' uno scheletro intorno al quale individuare e collocare queste nuove figure emergenti che riempiono di contenuto la catena del valore, perché sono poi i lavoratori che con le loro professionalità creano e distribuiscono il valore aggiunto, valore economico, sociale e culturale legato allo sviluppo delle energie rinnovabili. Ecco, diciamo, con questo processo, per fare questa ricerca ci siamo avvalsi sia di tecniche di tipo quantitativo che qualitativo con interviste esperti, abbiamo individuato ben 54 nuove, tra virgolette, figure professionali. Come abbiamo detto, molte di queste figure sono, diciamo, frutto di un processo di qualificazione, le vedete suddivise per i tre comparti che sono più promettenti come sviluppo, cioè le biomasse, eolico e il solare, poi ci sono anche una serie di figure trasversali, diciamo proprio del settore delle energie rinnovabili e tout court. Il nostro sforzo è andato anche nella direzione di dare proprio una descrizione di queste figure che abbiamo definito emergenti. Perché? Perché si tratta spesso di professioni che non godono ancora di un preciso inquadramento nei sistemi standard di classificazione delle professioni, ecco perché sono emergenti. Però come vedete, accanto alla professione, qui abbiamo l'ingegnere dell'energia solare, accanto abbiamo inserito anche delle professioni standard, quindi professioni che godono già di una classificazione, proprio per indicare come attraverso una formazione sia possibile il passaggio da una professione standard a una nuova professione emergente in questo campo. Naturalmente qui presento solo questa scheda per motivi di spazio e di tempo. Ora, questo mondo delle energie rinnovabili è un mondo in continuo mutamento e questo continuo mutamento porta anche alla richiesta di un continuo aggiornamento degli skill, delle abilità dei lavoratori, sia nel senso di skill tecnico specifici, di abilità tecnico specifiche, di competenze che sono identificative di ogni profilo, sia anche come skill trasversali. Cioè abbiamo visto come in ognuna di queste figure ci sia un po' un mix di competenze di fondo e di sfondo, che uniscono un saper fare anche un saper essere. E abbiamo quindi identificato queste visioni, queste sensibilità trasversali alle varie figure.
La prima di queste è la necessità di avere una visione sistemica del sistema, appunto, delle fonti rinnovabili nel suo complesso, che come sappiamo è molto appunto in evoluzione e anche molto complicato dal punto di vista del quadro normativo, sia nazionale che regionale che locale, al quadro tecnologico. Quindi bisogna avere una visione complessiva di questo. Una visione socio-relazionale anche molto importante, le cosiddette life skill, come si dice in letteratura, cioè la capacità anche di sapersi relazionare a livello sociale. Facciamo l'esempio di una figura come quella del capo progetto di un impianto eolico, che è colui che deve gestire tutta, diciamo, la progettazione appunto dell'impianto, ma deve sapere tutto, non solo degli aspetti tecnologici, ma appunto anche normativi, deve sapersi relazionare con tutti gli stakeholder che nel territorio vedono lo sviluppo di quell'impianto. Sappiamo che ci sono spesso anche problemi di accettabilità sociale, quindi è molto importante anche la capacità socio-relazionale e comunicativa, e poi è importantissima una visione innovativa, cioè avere proprio un'apertura mentale, una capacità di cogliere gli aspetti innovativi all'interno dello sviluppo del settore. Naturalmente, per sviluppare queste figure è fondamentale, la formazione, di cui appunto già oggi si è parlato molto. Questo sia, per sostenere lo sviluppo dei profili che stanno emergendo, sia appunto anche per rispondere a quell'esigenza di ulteriore professionalizzazione che può andare incontro alle esigenze dei lavoratori, magari già qualificati, che possono appunto vivere una fase di riconversione. E quindi è fondamentale attivare processi formativi per la riqualificazione delle figure professionali, quindi creazione di nuove competenze, e la riconversione però anche delle figure professionali con la creazione di nuovi profili. E quindi attraverso un orientamento professionale dedicato sia agli attivi che appunto alla riconversione dei lavoratori, ad esempio in mobilità. Per fare questo è necessario però che ci sia un coordinamento delle attività formative con le politiche, diciamo appunto, dedicate a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma soprattutto nel legame che deve esserci tra istruzione, mercato del lavoro e sistema formativo e mondo produttivo. E naturalmente ci auguriamo che attraverso questi processi, attraverso soprattutto un coinvolgimento attivo dei lavoratori, così come dei ragazzi che possono usufruire di questa formazione, si riesca, diciamo, a garantire una buona occupazione e una vera e propria governance della green economy. E con questo, diciamo, augurio vi ringrazio per la vostra attenzione.